watching me, so I'll be fine in this world that we call me. Radio L, l'accendi, ti accende! Buonasera, buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento del lunedì Tutti in Campo. E questa sera parleremo della gara di ieri disputata dal Guagnano, vinta con il risultato di 3-0 contro il Carmiano. Una partita che non si stava riuscendo a sbloccare, però poi una volta aver fatto il primo gol per il Guagnano è stato tutto più facile. Comunque ne parleremo più a fondo di questa partita insieme a Salvatore Rizzo. Buonasera a tutti e buonasera ai nostri radioascoltatori che stanno rinnegando la Juventus questa sera, è il proprio piatto a tavola probabilmente. E Wesley Caraccio. Buonasera. Ciao Luca. Io lo chiamo così perché almeno Salvatore fino all'anno scorso, no? Non sei il solo. Fino all'anno scorso, anche quest'anno. Anche se sono milanista, però va bene. Sarà Wesley. Cioè, io forse perché ormai con l'età, no? Sto un po' avanzando e dopo aver visto almeno in televisione i vari Zidane, Platini e Caraccio fino all'anno scorso, poi ne approfondiremo, no? Dopo di questo nuovo ruolo. Sì, diciamo di ora è Gattuso un po', una a metà strada. Bene, allora, stavamo dicendo della gara di ieri, comunque se iniziamo con i numeri della giornata, con risultati e classifica. Allora, la giornata di ieri con i risultati, Borgo Pace e Stella Azzurra 3-1, Castromediano Cavallino 2-4, Guagnano Carmiano 3-0, Propatria Torre Rapillo 0-0. Che bel risultato questo, no? Telepuzzi Gioventù Frigole 5-1. Sì, ormai no? Come abbiamo detto le settimane scorse, confermato anche con questa settimana. Intanto leggiamo la classifica. Guagnano da solo primo in testa alla classifica con 13 punti, segue il Torre Rapillo a 11, Telepuzzi e Borgo Pace 10, Cavallino 8, Stella Azzurra 7, Castromediano 4, Gioventù Frigole e Carmiano 2, ultimo la Propatria con un punto. Punto proprio guadagnato. Prezioso, prezioso. L'ultima della classe, avevamo detto mercoledì scorso ma anche altri mercoledì e lunedì che il Propatria non era affatto la squadra materasso di questo campionato, si sta dimostrando, no Luca? Ci ha fatto un bel favore, diciamo, dai. Andata proprio bene questa volta. Comunque, vediamo, cioè, domenica prossima c'è una bella partita anche. Cavallino, Trepuzzi se non sbaglio. Sì, poi la prossima giornata la rivedremo più avanti. Intanto stavamo dicendo, questo campionato, no, è pieno di insidie. Cioè non tutto è dato per scontato. Anche ieri, no, per il Guagnano, cioè, non so, all'inizio Luca... Vi abbiamo visti un po' come un se... Contratti. Sì, infatti. Forse andava fluidificato un po' il gioco. Sì, ho scritto, sono scesi in campo in forse così. Con dall'ultimo minuto della settimana scorsa a Cavallino, no? Come un proseguo, come un timore, non so, un po' di convalescenza ancora. Guardate, io il paragone lo faccio con la squadra dell'anno scorso che poteva contare sin dalla prima giornata o comunque da subito su giocatori tipo Lupo, tipo su giocatori che facevano comunque la differenza, che ti assicuravano quel cambio di ritmo. Tipo Caraccio d'attacco. Quest'anno invece ho l'assenza di Roberto Calabrese a centrocampo. Quest'anno invece tra cambi anche di ruolo, Carbone che è andato via, sì, no Luca? Assolutamente Carbone.
Quest'anno tra per diciamo varie vicissitudini che sono successe, non riusciamo a mettere una squadra particolarmente attrezzata come quella dell'anno scorso. Guarda, l'anno scorso ogni partita, forse tranne la seconda, abbiamo vinto forse 4-0, 4-1. Non esisteva, 4-0. Non esisteva fuori casa, non esistevano partite in casa. Quest'anno invece stiamo soffrendo un po' di più. Però l'anno scorso comunque abbiamo perso il campionato alla penultima giornata, la terz'ultima. Speriamo che le cose vadano meglio quest'anno. Sì, al momento diciamo, cominciamo Luca, anche magari più lentamente quello rispetto che all'anno sta scorso. Avvenendo, cioè di buono solamente il risultato, diciamo, vero? Beh, diciamo che c'è una... Il bel gioco ancora si lascia durante la attendere. Settimana c'è una ricerca del gioco che non potete immaginare. Gli schemi vengono fatti dal martedì. Sì, lo sappiamo. Cioè, lo sappiamo Fernando, nel senso comunque che... mi sa che devo contraddirti su questo aspetto almeno, perché diciamo il bel gioco è arrivato, però è arrivato nel secondo tempo della partita contro il Carmiano, nel senso che il Guagnano la riduce da due partite, quella contro il Cavallino e contro il Frigolo, in cui il bel gioco, come hai detto tu, è venuto a mancare, nel vero senso della parola. La partita contro il Frigolo è stata decisa da un gol di Savoia, da un lampo di genio, abbiamo detto San Matteo due lunedì fa, mentre la gara contro il Cavallino sappiamo tutti come è andata a finire, risultato meritatissimo per il Cavallino, purtroppo per il Guagnano quel pareggio non ci voleva tanto, anche se ora è in testa. Mentre il primo tempo contro il Carmiano e domenica scorsa è stato caratterizzato da un gioco troppo contratto, ha detto Luca, andava messo qualche fluidificatore, il fluidificatore è stato De Santis, poi felice, che ha sbloccato insomma non il risultato ma quantomeno la manovra. Comunque, secondo me ne parleremo ancora dopo, intanto se la regia mi aiuta incominciamo a vedere qualche immagine, Alfredo, del primo tempo. Sì, come stavamo dicendo, quindi una fase di studio quasi durata un tempo, vero Luca? C'era pure difficile a me e Salvatore scrivere qualche azione di rilievo. Qui partiamo al quinto minuto, che il Guagnano va in avanti volendo proprio scrivere qualcosa o mostrare qualcosa, Fernando, con diciamo un tiro che comunque, senza nessuna pretesa per il portiere. Sono comunque contento anche se ieri si è visto veramente parte di scherzi, splazzi di luce, dai. Qua risponde al settimo minuto il Carmiano con un tiro che il portiere prende a terra, ma insomma, facile, sì. E poi un'altra azione di rilievo, cioè l'unica veramente l'azione della rete, l'azione del gol, che parte con un fallo laterale battuto da Paolo Bianco. Guardiamo Marco Licciato qua, che stop. Vero, e poi no Luca, Verdesca che si gira, no, questi gol Verdesca ha fatto un bellissimo gol. Sto vedendo, gol. Sembra che state facendo diverse reti, tutte uguali, no? Vi girate queste lì che partono. Fabio ha fatto un movimento da grande attaccante perché si è girato nell'area. Non è facile fare un gol del genere, secondo me. Io non sono una punta vera e propria, però fare un gol del genere non è da poco, insomma. Poi Marco si è anche infortunato, Marco, in quel frangente per fare quello scatto. Sì. Poi diciamo vi siete esibiti in questo balletto che vedremo fra qualche istante, no? Ormai la musica che vi mettono lì sulle tribune che partita dal Brasile, non poteva che sono cose studiate anche queste in allenamento, Luca? Sì, è Dario Metrangolo il regista di sì. E David Colaci lo aiuta dalla tribuna. Pensate. Qui niente, siamo passati al secondo tempo. Anche no, questa è un'azione, un tuo calcio d'angolo che vedremo comunque sia più avanti. Quindi stavamo dicendo sì, questo primo tempo un po', no? Bloccati, sì, un po' contrari, niente. Comunque, sia. Secondo te, cosa è dovuto questa cosa? È stata dovuta questa contrattura a centrocampo, Luca? Soprattutto alla mancanza di giocatori, di centrocampisti di qualità, anche se chiaramente Metrangolo dà sempre il suo apporto ogni partita, ma non solo lui, anche Tafuro in centrocampo quest'oggi, che normalmente è terzino destro. Guarda, domanda abbastanza complicata, perché dal mio punto di vista mi piace prendere palla a centrocampo, giocarla, quindi quando gioco tanti palloni per me la squadra gioca bene. Certo. Poi magari il mister dice un'altra cosa, sempre dice sempre la cosa opposta di quello che dico io, però sì, siamo un po' contratti, però anche dipende dal fatto che andiamo sempre alla ricerca comunque del gioco, cerchiamo dei movimenti, cerchiamo di farli, perché dal martedì al venerdì cerchiamo sempre di fare schemi e la domenica cerchiamo di mettere in atto. Poi non succede perché
nella maggior parte delle volte le altre squadre, paradossalmente, se giochiamo contro squadre di prima categoria che magari cercano gioco, noi giochiamo meglio. Giocando contro squadre magari un po' meno dotate tecnicamente, vanno avanti a... È più difficile, ecco, diciamo, Luca, vero? Più difficile, perché vengono appressati senza una logica, senza sì. Quindi li mettono in difficoltà. Hai detto sembra ora... strano, ma li mettono in difficoltà. Intanto questo è il gol del Guagnano all'ottavo minuto, entra in area... Chi è stato lì? De Santis, sì, forse, De Santis, no? Felice De Santis, c'è stato 14. Il difensore nel tentativo di spazzare la palla. E Guerrieri l'ha messa dentro. Quasi un autogol, no? Sì, e sì, poi sì. È arrivato Guerrieri che ha fatto questo bellissimo tiro. Ecco, Luca, che è andato... Io, Luca, volevo farti una domanda. Hai parlato prima di ruolo, comunque, del fatto che quando prendi palla la squadra gira ed è un dato... No, non ho detto io quando prendo palla la squadra sì, gira, ma no, mi piace toccare tanto la palla, non sono così... Sì, no, lo dico io perché... Salvatore, finiamo di vedere le azioni, sì, poi dopo gli faremo qualche domanda a Luca, va bene? Un po' piccante questo. Sì, sì, ce la porterà un po' di tempo in più. Va bene. Niente, queste sono sempre le azioni del secondo tempo. Il Guagnano, ripeto, dopo che si è sbloccato, si è ripetutamente portata sempre in avanti. Sì. Questo è il 25esimo minuto che c'è Verdesca. Questo tiro di Verdesca che va a fin di palo. Veramente una bella gara di Fabio. Sì, sì. Poi, ma nella prima, anche a Lecce con la Senz'altro. Papaglia, stava facendo una gran bella partita. Poi c'è stato quel fallo. Il secondo marcatore del Guagnano, sì, dopo Savoia. Poi al 27esimo c'è ancora il Guagnano che si propone in avanti, e sempre dalla zona che partivano ieri molto da parte, e questo è Luca che è la palla che fa a fare la barba, no? Alla traversa, diciamo. Inguardabile. Perché? Beh, perché sbagliare da lì vabbè succede. Era difficile. Ne abbiamo visti di peggio, dai. Niente, poi al 30esimo c'è un altro tiro del Guagnano che anche questo va di poco fuori, questo è sempre De Santis. Fa la barba all'albero quest'altro. E il Perudo al gol che arriva poi al 31esimo, e c'è Di Donato che entra in area. Che stop. Che prende stop. Il palo, poi sulla ribattuta sempre Verdesca. Che non perdona. L'attaccante Rapace. Poi per niente. Quello che dicevo prima, qui c'è lo schema, perché c'è il centrocampista, io nella fattispecie, che lancio l'esterno che si inserisce dal lato, quindi qui c'è uno schema, le cerchiamo di farle le cose, magari a volte escono, a volte non escono, però qui c'è uno schema cercato in allenamento. Poi una volta, no? La cosa più bella, diciamo, quando escono gli schemi che provi in allenamento durante la settimana, sì, è la cosa più gratificante. Certo. Niente, poi la partita comunque sia ormai sul 3-0 va tutto bene, insomma, e qui c'è l'ultima parata del secondo portiere giocatore, no? Perché poi sì, è successa quella cosa dell'espulsione e si è comportato molto bene questo sì. Portiere che è forse migliore del portiere naturale. Infatti. Niente. Ecco, sì Luca, parlavamo prima della questione dei ruoli. La domanda in certo senso d'obbligo, avendoti visto giocare l'anno passato come seconda punta e anche come centrocampista esterno, come questa partita, qual è il tuo ruolo secondo te? Dove ti piace di più giocare? Tra il centrale di centrocampo e l'esterno, il ruolo più bello è sicuramente quello di centrale di centrocampo. È un ruolo bellissimo. Però è anche il ruolo, secondo me, più difficile che si possa fare in una squadra, perché devi mantenere l'equilibrio, la difesa, devi dare i tempi, devi fare. Non è un ruolo facile da fare. Devi sacrificarti anche per la squadra. Devi sacrificarti, ed è una. A meno che non sei Pirlo e giochi di fianco a Gattuso. Devi sacrificarti, devi essere pronto a correre avanti, indietro, a destra e a sinistra, ed è una cosa che bisogna essere pronti a fare. Il ruolo di esterno è diverso perché giochi sul contropiede, giochi molte volte non torni, e se non torni non fa niente, perché comunque ti copre sia l'esterno che l'esterno di difesa, che ma è un ruolo che a te piace? Sì, a me il ruolo piace. Non faccio tanti gol, nessuno nella fattispecie, diciamo, rispetto all'anno scorso magari segnavo un po' di più. Però per rispondere alla tua domanda, il ruolo è un ruolo bellissimo, certo. Devi saperlo fare, perché altrimenti la squadra non gira, la squadra va in difficoltà, quello senza dubbio. E ritieni che con l'ingresso, ad esempio, col ritorno, meglio dire, di Calabrese tra qualche settimana, dalla prossima, il tuo ruolo si sposterà magari come seconda punta, oppure come esterno di centrocampo, oppure no?
Oppure queste guarda, chiaramente sono decisioni del mister sì, che... Sì, ma guarda, l'anno scorso ho fatto tanti di quei ruoli, l'anno scorso punta, mezza punta, esterno sinistro, centrale, centrocampo. Non è assolutamente un problema. Guarda, a quanti giocatori ci sono quest'anno nel Guagnano, l'importante è diventato giocare, da un certo punto di vista. Addirittura, detto da Caraccio. Infatti, ma comunque guarda, l'importante dai, che poi è un ruolo che ti piace, dai. Sì, no, vabbè, ma a parte gli scherzi, è un bel ruolo. Poi se rientra Roberto, è calabrese, il mister in sposta sulla fascia, non c'è problema. Cioè. Anche perché c'è un Savoia anche scalpitante che sicuramente è ottimo nel ruolo di centrocampista centrale, abbiamo visto, ma è ottimo anche nel ruolo di attaccante. L'anno scorso ha segnato 9 reti, se non ricordo male. Per cui, insomma, guarda, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. È un giocatore che... in un campionato come quello di terza, ma anche di seconda, di prima, promozione, è un giocatore che dove lo metti sta, puoi giocare a centrocampo, puoi giocare sulla fascia, puoi giocare al centro dell'attacco, puoi giocare mezza punta, puoi giocare ovunque, perché ci mette tanto impegno e va benissimo così, insomma, dove lo metti, uno che si impegna dove lo metti sta. Puoi giocare anche esterno destro, terzino destro, farebbe comunque bene, benissimo, perché corre da una parte all'altra. Comunque, stavamo dicendo, è una partita che non si sta riuscendo a sbloccare, anche se poi dopo la partita, stando un po' insieme al mister vicino agli spogliatoi, insomma, era un po' agitatino, no? Salvatore, perché non abbastanza. Si riesce, anche lui non si riusciva a spiegare questa cosa, dice, no? Facciamo prestazioni con, come diceva Luca prima, con... delle amichevoli, per esempio giocata giovedì con una squadra di prima categoria e mi va tutto bene, e poi no, con queste squadre che alla fine, specialmente quella del Carmiano, senza nulla togliere la squadra, però è veramente forse la più scadente che abbiamo visto fino a questo momento, vero Luca? Beh, mettici anche che giocavamo in casa, che giocavamo... Però guarda, quando giochi contro le squadre di prima categoria, ripeto, com'è stato con il Velia? Al momento, Salvatore Rodio, dai meriti solamente ai ragazzi, agli under. Ieri mi diceva, diciamo, devo Fernando, essere nel momento essere in cui comunque... sincero, sono contento di trovarmi al momento lì al primo posto e devo attualmente ringraziare i ragazzi. Sì, senz'altro. Non però... lo so se voi... se lui cioè, vuole un po' di più da parte vostra, dai senatori, diciamo... oppure sta aspettando, insomma. Fernando, però nel momento in cui la squadra vince in 4, dunque in 5 partite ha ottenuto 13 punti fino ad sì, ora. Ma questo senza nulla togliere. L'allenatore ha ragione, perché nel momento in cui... Con riferimento agli under ti posso dire che il Guagnano ha avuto una gran fortuna a trovare due ragazzi come Tafuro e Rosario Conte, che sono di una... Sono deliziosi dal punto di vista umano, perché sono dei ragazzi garbati, non saltano allenamento, non sono, fortunatamente fisicamente ci sono sempre, non si infortunano, perché quello degli under è un problema che può diventare un problema serio nelle squadre. E Tafuro e Conte invece hanno assicurato, mo io sono a Guagnano, questo è il terzo anno e non hanno saltato una partita se non per motivi gravi. Però ti assicurano la presenza ed è una fortuna per la squadra. Poi c'è anche Guerrieri che ieri ha segnato. Sì, diciamo che comunque Guerrieri come altri ti garantisce l'impegno durante la settimana, però per quanto riguarda la domenica comunque ha già una presenza più marginale rispetto a Tafuro e sì, a Rosario. Senz'altro. Mi riferivo proprio sì. a Rosario e a Tafuro, puoi contarci poi su, per qualsiasi cosa, in campo, fuori dal campo, sono veramente... Un'ultima domanda prima di andare poi in pausa pubblicitaria, ti volevo chiedere, comunque sia alla fine di tutto, no? È vero che il Carmiano, cioè il valore della squadra era quello che era, però sì. Io quello che diceva poi al mister successivamente era, cioè non è una cosa semplice, no? Dare la possibilità a questa squadra a giocare senza Lorenzo Leone ieri, senza... Dunque Calabrese, Lupo, Di Donato in panchina, De Santis che partiva dalla panchina, no, ha dato la svolta, ha fluidificato un sacco De Santis. Beh, la società ha costruito una squadra che innanzitutto non è da terza categoria, poi ha costruito una squadra per vincere, quindi quando costruisci una squadra per vincere non dico che hai
il ricambio per tutti i giocatori, però devi avere quei 5-6 giocatori che possono però ieri, tranquillamente no, tutti giocare. Contemporaneamente tutti assenti, non era facile, vero? È stata una prova di forza del gruppo. Io poi Luca. Possono entrare a giocare, scusami un attimo. Sì, prego. Possono ritornare a giocare Lupo, che è un gran bel giocatore, Roberto Calabrese, Di Donato, appena si diciamo entra in forma, in condizione. Però rimane il fatto, come diceva Salvatore, che siamo primi con quattro vittorie. Un pareggio, bisogna dare anche merito a chi ha faticato e ha vinto, o comunque prima in classifica. Io volevo far notare un altro aspetto molto importante sicuramente, che forse non si evidenzia ma che io ho colto. Il Carmiano era una squadra abbastanza ostica, abbastanza nervosa e che forse faceva innervosire. Faccio qualche esempio. Quando il portiere è stato espulso per doppia ammonizione, sì, Mario Di Donato ha avuto un po'... si è trattenuto, perché sappiamo tutti che alle provocazioni non occorre rispondere, però spesso, non solo lui l'anno scorso ma anche altri, ora non ricordo tutte le situazioni, però ad esempio contro la Stella Azzurra Mario è stato espulso, per cui poi ha saltato cinque partite per la testata rifilata ad un calciatore. Io ho visto un Guagnano molto fermo, molto... Può anche ricordarti della partita di 2 anni fa, Lizzanello-Guagnano, quando sì, vincevamo 1-0, sì, abbiamo perso il campionato per cosa? Per delle... per una rissa, e quindi io voglio proprio elogiare questa calma quasi atarassica, imperturbabile del Guagnano di ieri, che nonostante chiaramente tutte le provocazioni che ci sono state, anche l'altro episodio in cui Angelo ha subito un pugno, siete stati in grado, e questo chiaramente vuole essere un plauso alla squadra e all'allenatore e anche a te, insomma, a tutti i giocatori, per la calma dimostrata in campo e la maturità. Ma quello ti posso dire che è merito della società, di Mario, di Lino, di Ronzino, che non è più, esula dalle responsabilità tecniche proprie di Salvatore e dello staff. Quel merito ti posso assicurare di Ronzino, di Lino e di Mario, che si sono... su questo punto sono stati molto fermi. Chiari, no? Diciamo chiari. Già dall'inizio del campionato. Pausa, ci vediamo tra poco. A tra poco. F. Binfissi, la bellezza dell'arte artigianale nella lavorazione professionale dell'alluminio e del ferro. Perfezione, stile, funzionalità ed estetica nella realizzazione di porte in PVC e antiscasso. Il bello da vedere nel tempo e la praticità da vivere quotidianamente ci vengono offerti ieri come oggi dall'esperienza pluridecennale di FB Infissi. Lavorazione alluminio e ferro, porte in PVC e la vostra sicurezza nell'accurata realizzazione di infissi antiscasso. Daremo ascolto alle vostre richieste consultandoci al 329-9628-406. FB Infissi, a Guagnano, zona industriale. Model, acconciature maschili, la cura dei tuoi capelli nello stile di mani esperte. New Model, acconciature maschili di Dario Suffianò e a Guagnano in via De Giosa. New Model, acconciature maschili, dispone di un solarium total body perché l'eleganza è anche nella bellezza di un corpo perfettamente curato e abbronzato. New Model, acconciature maschili, risponde alle tue prenotazioni al numero 393-8179-629. Bea, prodotti per estetista, parrucchiere, profumeria, cosmesi, ti attende? Per rendere di te il centro dell'attenzione del tuo partner. Bea, prodotti per sembrare ciò che sei. Bea, prodotti per telefono 333 29 05 196 per consigliarti. Bea e a Guagnano. Ti aspettiamo in via Vittorio Veneto 85.
Supermercato Antonio Nobile, in via Duca d'Aosta, a Guagnano. L'oasi della convenienza nell'alimentazione, prodotti di qualità controllate e genuini come quelli di una volta. Offerta e serietà è il nostro motto, visitateci. Supermercato Antonio Nobile, offerta, serietà e convenienza. Sì, siamo nuovamente in diretta su Guagnano Informa Radio TVL dopo il break pubblicitario. Parlavamo dei casi di nervosismo durante la partita di ieri. Se la regia può mandare le immagini che concernono proprio queste... Almeno un'azione, sì, un po' più... Queste azioni... Gli animi si sono un po' di contestazione, no? Agitate. Ecco. Un'azione che, cioè, ormai il risultato ottenuto, diciamo, sembrava una partita abbastanza tranquilla, poi a un certo punto... Sì, sul 2-0 qui. Vedi, c'è una spinta che dà un giocatore, il capitano, sì, ad Angelo, poi mentre lui arretra, Angelo come se gli dà un calcetto, insomma, comunque... Ma... Qua e mi poi, sembra che, poi, guarda, che il giocatore Rondinella e cominciano, enfatizzi, guarda, enfatizzi un po' spintoni, guarda. Forse era un pestone, comunque Angelo ha ricevuto un pugno. Sì, poi dopo c'è stato... Non bisogna reagire alle provocazioni, però... Fortunatamente poi c'è sempre Paolo Bianco, no? Che risolve i problemi, Luca. Sì. Guardiamo. Comunque, ultimamente. Anche se poi, diciamo, che molte volte, no? Sì, l'arbitro... un po' scolastico. Rimango in questa sempre del parere che, vedi, cioè, incominciano ad entrare allenatori, dirigenti, cioè, sì, queste c'è da dire che si è scusato con Angelo, però in questo momento gli diceva, guarda, io sono proprio di fianco, gli diceva, lo qualche parola in una certa maniera, traduciamo, cioè, lo apostrofava con termini poco ortodossi, insomma. Sì, anche perché, ripeto, voi che 22, diciamo, no, anche gli alberi, diciamo, che state lì in campo, vedi, io ho sempre detto, il sangue sta circolando. Guarda, Fernando, no, è accetto da parte vostra, Fernando, certe in occasione come queste l'arbitro deve, secondo me, essere meno scolastico, fare vedere un po' i muscoli, perché sicuramente se non fosse stata per la maturità dei giocatori qui in campo, comunque, si sarebbe... ci sono in campo soltanto dirigenti del Carmiano. Sì, poi dopo è entrato Mario Leo, sì, ma giusto per calmare gli animi, insomma. Sì, sicuramente sarebbe voluto finire chissà come, cioè, nel senso che qui c'erano minimo due espulsi, a mio avviso. Sì, ripeto, ma poi magari ripeto, quello ancora di più la partita. Quello che dispiace, e lo ripeto sempre, forse l'ho detto anche l'altra volta quando venne Mario, sì, Leo, perché i dirigenti, no, non devono entrare in campo, guarda. Questi stracci, insomma, poi, no, si ripercuotono poi nel ritorno. Non è vero, Luca? Perché, cioè, una tu... squadra del genere non avrà niente da dire al ritorno, se non cercheranno soltanto di farti innervosire, cercheranno, sì, di metterla sulla rissa, perché poi tecnicamente, insomma, non è... Luca, guarda linea in campo, allenatore in campo e dirigente in campo. No, infatti se donne ce ne sono, se ne vedono 3-4 dei dirigenti del che, certo, poi sono bravissime persone, però quando poi... Sì, per carità, dipende, tutti onesti, però in campo bisogna essere ancora più onesti. Sì, cioè, anche perché poi vedo... Anche, no, da parte vostra, almeno fino a... Forse è stata una delle pochissime volte che, no, veramente fate... Gli animi li fate un po', perché prendendo esempio di domenica scorsa a Cavallino, ho saputo che anche lì, no, siete stati, cioè, noi ho ringraziato tutti dal di fuori che ci hanno cortesemente ospitati, diciamo, veramente benissimo. Però poi parlando con qualche suo amico, mi hanno detto, guarda, ci hanno provocati per 90 minuti, ma non so se a te... Fernando, scusa, ci sono dei messaggi, così li leggo. Allora, un attimo solo che... Nel frattempo. Allora, il bel gioco si vede a tratti, soprattutto quando centrocampo e attacco sono più dinamici. Ieri De Santis ha cambiato il volto della partita. È vero. Poi c'è ancora. Verdesca sta sorprendendo tutti, sta facendo gol di grande valore tecnico. Poi c'è ancora, complimenti a Verdesca, continua a stare con i tuoi compaesani. Lupo e Caraccio gli stanno facendo diventare un bel giocatore. Il telefono continua a suonare. Comunque, allora, se c'è qualche diretta ce la passi, Alfredo.
Allora, Caracciolo è un trequartista, Caraccio, sì, classico, è l'uomo dell'ultimo passaggio, sulla fascia sarebbe sprecato, è inutile perché non ha il passo per fare l'ala, non ha la corsa. E poi e basta non così. Non ha la corsa basta. Per fare l'ala. Allora, vi ripeto, Caraccio è un trequartista classico, è l'uomo dell'ultimo passaggio. È vero. Sulla fascia sarebbe sprecato, ed è inutile perché non ha il passo per fare l'ala. Non ha la corsa. Beh, io condivido. Io non condivido l'ultima espressione, cioè non ha la corsa per fare l'ala. Nel senso che. No, la corsa c'è. La corsa c'è, la preparazione atletica c'è. Poi, secondo me, il suo ruolo migliore che lui dica, secondo me, è la seconda punta. Però, comunque, anche come centrocampista centrale, non gioca male, anzi. Il Guagnano si regge proprio per lui e Savoia dici, Luca? In mezzo. Guarda, ci sono il ruolo di centro. Poi ti dico la mia. Sì, come ho detto prima, è più bello. Quello di ala, ce lo facciamo piacere. Diciamo, e facciamo. Finché non si torna. Quando si torna, non mi piace più. Se c'è l'ala, vuole il guagnare. Diciamo che la corsa serve per fare per fare il fluidificante a tutto tondo. Insomma, offendere, difendere. Per quello ti serve la corsa. Comunque, Salvatore, il sogno è Lupo a destra, Di Donato a sinistra, Caraccio. Luca Caraccio al centro. Leone Castrignano, lasciamo in questo frangente il tema onirico, Fernando, perché con tutti gli acciacchi del Guagnano e ora purtroppo le squalifiche, per sognare forse non c'è tempo. Guardiamo più che altro i risultati e speriamo che fino a quando la squadra non riprende tutte le proprie eccellenze possa fare del proprio meglio e ottenere i 3 punti ad ogni partita, se possibile. O no, Luca? Guarda, l'ideale sarebbe arrivare agli scontri diretti, perlomeno con, non dico la squadra al completo, però avere Lupo, che secondo me è un giocatore, non dico di promozione, ma di eccellenza, sì. Anche alla promozione, perché fisicamente, atleticamente è superiore rispetto ad altri. Lorenzo... Agli anni suoi, però... Ha sempre lo spunto di una volta, però secondo me Lupo è il giocatore più forte che abbiamo. Quindi se hai Lupo hai molte probabilità di vincere la partita, assolutamente. Quindi venendo a Ma tu pensi Lupo, che... E quando gli è nato ispirato, anche... Che recuperando sì, anche tutti... Mario è un bellissimo giocatore, però io mi facevo riferimento al Lupo, che sì, è quello secondo me che ti può risolvere la... Al pari di Leone, però magari Leone... ha degli acciacchi muscolari che lo possono un attimo contrastare o fermare, come volete. Sì. Però Lupo è quello che se sta bene ti può risolvere la partita veramente in qualsiasi momento, perché ha uno spunto, un tiro che ci serve. Per la partita, per lo scontro diretto con il Torre Lapillo e con il Trepuzzi è imprescindibile che ci sia, per come la vedo io. Certo. Comunque, pensi che... La formazione che ti ho detto io, recuperando un po' tutti, sarebbe l'ideale? Te la come ripeto? Come vuole giocare il mister? Sì, non me la ricordo. Per come vuole giocare il mister vuole che vuole un gioco molto dinamico. È essenziale che ci siano degli esterni di spinta, secondo me. De Santis o magari io sulla fascia che tende ad allargare il gioco, a cercare il cross... E Lupo sulla destra sono un esterno di spinta o gli esterni di spinta sono imprescindibili per come vuole giocare il mister. Perché vuole giocare scambio stretto con scambio veloce, stretto con la punta e poi a cambiare gioco sulle fasce. Quindi per quanto riguarda domenica, avere Tafuro sulla destra e Metrangolo sulla sinistra, che non sono propriamente degli esterni, ma sono adattati, è normale che va in difficoltà. Certo. Magari se si fosse trovata una squadra più attrezzata avremmo stentato, saremmo andati di in difficoltà, difficoltà. Sì, io pure l'ho pensata in quel senso. Senza sì. Bisogna essere anche sinceri, no? A un certo punto. No, certo. Comunque sia, poi tornando poi a parlare della giornata di ieri, stavamo dicendo all'inizio della trasmissione, no? Un po' tutte le squadre, nessun risultato diciamo è scontato, vero Luca? Anche ieri, tolto questo Trepuzzi che no, la distanza sta incominciando a uscire. Beh, è un tarlo il Trepuzzi, è un tarlo in questa classifica. Guarda, il Trepuzzi io conosco quasi tutti. Catalano. Sono dei
bei giocatori, ha dei bei giocatori. Francioso ha giocato con mio fratello David in eccellenza, quindi uno che gioca in eccellenza non è mai un giocatore, è sempre un giocatore che ha due piedi buonissimi. In attacco conosco Alessandro Catalano, che ha giocato con noi a Guagnano, ma sì, un po' malino, che non mostrò, diciamo, il talento quell'anno, però è un bel giocatore Alessandro. Poi c'è Palma, che conosco, che è un bel giocatore, pure Toma, che è un bel giocatore, l'attaccante che ci fece gol, fece un bellissimo gol, è un altro bel giocatore. Forse in difesa peccano un pochino, Gianluca Carboni, che giocava con noi l'anno scorso a centrocampo, fa senza la sua parte, sì. Forse in difesa noi siamo molto più forti in difesa, Con un Marco Ricciato in mezzo, che con un Marco Ricciato in più, insomma, non è andato. Sì, anche e Maruccia quando rientra, sì, che io non lo conoscevo per niente, è a carattere, si è rivelato un bel giocatore. Sì, l'entusiasmo anche lì, Salvatore, sta crescendo. Ieri sera casualmente mi trovavo tornato a casa, no? Lo sai, a me piace la sera, domenica. Mi fai un complimento oppure parli all'allenatore, Fernando? Mi fai un complimento oppure parli all'allenatore del Guagnano? No, ti stavo dicendo un'altra cosa. Niente, tornando, ripeto, ieri sera a casa, a me piace vedere un po', non sai, i risultati delle varie squadre, sì. Salentine soprattutto, lì a una trasmissione di queste delle nostre parti. Sì. Niente, in una trasmissione c'era Tonio De Giorgi che conduceva insieme al giornalista Umberto Verri, no? Sì, sì. A un certo punto, casualmente... Parli di una rete locale, no? Sì, una rete locale. E a un certo punto vedevo che parlavano del Taranto, poi dal Taranto si sono spostati a commentare la parte del Brindisi, dalla parte del Brindisi al Nardò. A un certo punto, nel fine della trasmissione, e questa persona che stava a fianco a Umberto Verri, non lo mettevano mai... il risalto, nel centro, no? Della situazione, sì. A un certo punto Tonio De Giorgi diceva: allora Umberto, passiamo, dice, dall'eccellenza in terza categoria. E me, questa persona che stava a fianco non era una faccia che non avevo mai visto, dico, questo lo conosco. Allora a un certo punto gli fa la domanda: quindi abbiamo qui a fianco a noi c'è il presidente del Trepuzzi. Ah, io dico, ecco dove l'ho visto. Quindi, sì, no? Si stanno incominciando a farsi un po' di pubblicità, non lo so, forse è giusta. Loro, il presidente risaltava la situazione che hanno 30 giocatori in rosa, sono tutti puntuali all'allenamento, tutti scendono di categoria, vengono dalla promozione e hanno accettato la causa del Trepuzzi. Io... scusami Salvatore, poi mi rispondi a un certo punto, sì. E ha detto, cioè, tutte cose che per me, comunque sia, guardando le situazioni del Guagnano, non mi è certo nuovo. Grandissimi giocatori, puntuali all'allenamento, vanno, no, ha detto, abbiamo, dice, questi tre punti da recuperare al Guagnano, dice, possiamo nient'altro che dire che stiamo per arrivare. Beh, Fernando, Salvatore. Rispondo non solo a te, ma anche rivolgendo, in certo senso, rivolgendomi a Luca. Sei il presidente del Trepuzzi, come hai detto in questa trasmissione di una rete locale, ha detto, insomma, al Salento che sta raggiungendo il Guagnano, no Luca? In un certo senso ancora ci devono guardare dal basso verso l'alto e che possano pensare, comunque il Guagnano sta sempre su. Poi a giugno oppure a fine maggio si dirà chi è andato in seconda categoria e chi invece è rimasto in terza. In questi tre anni il Guagnano è rimasto in terza categoria per cause di forza maggiore che non stiamo ora qui a raccontare. Sicuramente però non credo che il Guagnano sia da meno a nessuna squadra. Non credo che i giocatori di promozione o di eccellenza si trovino solo a Trepuzzi. D'altronde Savoia è a Guagnano, Marco Ricciato è a Guagnano, Caraccio, che secondo me non merita la terza categoria, cioè Luca che abbiamo qui, è a Guagnano. Rispondimi tu, Luca. Guarda, speriamo che il fatto che il presidente del Trepuzzi sia andato in questa trasmissione non voglia dire che il Trepuzzi ha le spalle coperte, no? Come si dice, o avrà dei favori tra un po' di tempo. Speriamo che la lotta resti pari e non impari, perché poi in quella fattispecie è difficile poi riuscire a vincere il campionato, come è successo un paio di anni fa con il Vernole, che era
tra noi, il Lizzanello, il Verno e qualche altra squadra, sicuramente non meritava di vincere il campionato. Comunque l'ha vinto. Ricordo in quella partita, sono successi, io per rispetto dei ragazzi che conosco, che giocano nel Trepuzzi, mio fratello David ha giocato tanti anni nel Trepuzzi, quindi brava gente, però ripeto, io non ho visto niente di tanto di diverso rispetto alla situazione del Guagnano. L'unica cosa è che la differenza è che purtroppo loro si stanno facendo un po' di pubblicità in questa trasmissione e, no, e voi purtroppo vi dovete accontentare della nostra piccola Guagnana in forma, Luca. Vi interrompo nuovamente, ci sono dei messaggi. Allora, Metrangolo può essere un onesto panchinaro che entra 20 minuti per fare e rifiatare. Si vede che non ha il passo per fare il titolare. Poi ancora, c'è un altro messaggio, con tutto il rispetto per Metrangolo, ma non credo che possa mai giocare al posto di Lupo, ad esempio, che ha solo un centinaio di presenze in eccellenza. Poi ancora, Lupo è il fuori classe della squadra, gli altri sono una spanna sotto. E basta, basta così. Sì. È confermato, ha confermato prima Gianluca, l'ha detto. Però voglio dire, non, diciamo che l'Italia non ha vinto i campioni del mondo nel 2006 solo perché c'era Totti, ma anche perché c'erano i Gavari, Gattuso. Anzi, forse è proprio vero, perché Totti ha giocato poco. Ognuno deve essere contento delle qualità che ha. Certo, sì, certo. Quindi, tornando al discorso di prima, quindi ti stavo dicendo, Luca, voi invece vi dovete accontentare della nostra Guagnano in forma. Beh, intanto, Fernando, sicuramente non, l'ironia che... Non vi sentirete un po' stretti, altri poi penso che ci penserà Mario Leo e Lino Vassignano a fare la domanda alla domenica sportiva, vero? Si sia capito, insomma, sicuramente è meglio pavoneggiarsi in caso dopo, oppure stare tra due cuscini a maggio o a giugno, lo ripeto, piuttosto che adesso. Per cui chissà se, no vabbè, chiaramente ora sto scherzando, ma il Guagnano dovrà dire la propria sul campo, poi al di là dei dibattiti che stiamo facendo adesso e che si tengono sulle altre emittenti locali. È bello alla fine, ripeto, mo, sì, a parte il fatto. È proprio questo, cioè alla fine il Guagnano secondo me deve parlare il linguaggio del calcio, non quello delle parole, solo quello delle parole perlomeno, per cui... Si deve vedere sul campo il valore e sicuramente lo dimostrerà. Anche quest'anno, se, ripeto, a tutti i prerequisiti, non ci sono scusanze. Sì, poi quel fatto che ci sono soltanto 10 squadre quest'anno è ancora più importante mantenere il passo e non perdere punti inutili, insomma. Sarebbe senz'altro. Già con il cavallino pareggiare all'ultimo minuto per quella punizione a due in area è stata una mezza tragedia. Una beffa che però saremmo ha punito... a 4 punti forse, no? Dalla seconda, se avessimo... già, 4 punti. Eh sì, quindi ripeto, comunque sia un po' di risalto è giusto che l'abbia, comunque sia, Luca, vero, sta terza categoria, perché avere giocatori come non so, Miggiano di domenica scorsa, come Ricciato, gente veramente che ha calcato campi, no? Come Ricciato, di 4-5 mila spettatori la domenica. Eh beh, per il risalto, no? È fondamentale che ci siano questi giocatori, insomma. È vero. Quindi niente, c'è pausa, Alfredo? No, c'è il prossimo turno che cominciamo a vedere insieme. Quindi la prossima giornata abbiamo Carmiano Castromediano, Cavallino Trepuzzi, Gioventù Frigole Pro Patria, Stella Azzurra Guagnano, Torre Rapillo Borgo Pace. Ecco, Luca, io volevo soffermare un attimo l'attenzione, se fosse possibile dalla regia avere di nuovo la schermata. Il prossimo turno. C'è un dunque, sì, Torre Rapillo Borgo Pace e Stella Azzurra Guagnano, che sono le due partite, diciamo, più difficili, più interessanti, perché la Stella Azzurra è una squadra, ad esempio c'è Kovol, l'attaccante, molto molto dura, molto molto difficile, mi sa un po' ha un po' il sapore, diciamo, simile a quella combattuta e purtroppo non vinta a Cavallino, e nello stesso tempo il Torre Rapillo gioca con il Borgo Pace, insomma sono partite in cui occorre stringere i denti, o no, Luca? Guarda, secondo me il Torre Rapillo vincerà a mani basse contro il Borgo Pace, invece il Trepuzzi faticherà non poco con il Cavallino, perché il Cavallino ha delle, anche se tecnicamente non sono dotatissimi, però fisicamente hanno 5-6 giocatori che superano, non dico che lo superano, però vanno vicini al 1,90 m ed
Mingiano in queste categorie, per esempio. Ma anche i due stopper, un paio sì. a centrocampo, poi un ragazzo di colore. Fisicamente sono molto dotati e quindi non è facile giocare contro il Cavallino. Lo diceva anche Persano la settimana scorsa. Quello che mi auguro, io gli dissi proprio questo, è l'importante, ripeto, che quando che non facciano solamente la partita della vita giocando contro il Guagnano, sì. ma insomma che alla fine avendo giocatori così alti e in un numero così elevato, sui calci d'angoli è sempre un pericolo, sulle punizioni in aria è sempre un pericolo, non è facile, non sarà facile per il Trepuzzi, sì, a senza meno che poi non vanno. E perché secondo il Torre Rabillo contro la Stella Azzurra vincerà a mani basse? Riprendo una tua col Borgo Pace, scusami, vincerà a mani basse. Riprendo una tua citazione. Il Borgo Pace fuori casa non lo vedo molto, molto minaccioso. Anche se l'anno scorso diciamo è andato molto vicino ai playoff il Borgo Pace. Non credo che sia comunque la stessa squadra dell'anno scorso. L'anno scorso aveva 4-5 bei giocatori che poi le ultime 2-3 partite forse, no, dopo una rissa furono squalificati sì. 5-6 giocatori se non sbaglio. Però fuori casa non lo vedo molto agguerrito, molto, no? No, molto Rabillo al giocatore insomma che è in casa. Comunque continueremo fra qualche istante, pausa. Bene, bene, siamo ritornati qui in studio per la fase finale, no? Diciamo, Salvatore. Sì, la fase finale. Niente, stavamo commentando un po' questo prossimo turno, quindi secondo Luca non sarà una passeggiata questa del Trepuzzi a Cavallino. Secondo me nemmeno quella del Guagnano. Assolutamente.
Sì, io la settimana scorsa ho avuto modo di vedermi il secondo tempo di Torre Rapillo Stella Azzurra, una squadra che mi ha impressionato in bene. Torre Rapillo, dici? No, entrambe le squadre. Ah, entrambe. Non so se era poi alla fine il campo, cioè che quando entri in quel campo tutto sembra tranne la terza categoria. Sì, chiaramente il campo di San Pancrazio. Il manto erboso che c'era. È fantastico. Quelle panchine che stava... che stavano non sai sotterranei, cioè tutto sì. Complesso insomma, però oppure era il terreno di gioco che mettendo lì la palla a terra insomma viaggiava a 100 km orari, cioè, sembrava tutto tranne una partita della categoria, cioè lo Stella Azzurra ribatteva colpo su colpo e poi dopo essere passato in svantaggio gli ultimi 10 minuti che la rete del Torre Rapillo si caratterizzò insomma con un tiro alto, presa la traversa e poi su ribattuta arrivò un loro attaccante e fece gol, ma poi ripeto continuò questa chiamiamola battaglia che stava quasi per essere concretizzata, all'ultimo minuto presero un palo incredibile, presero e poi finì 1-0. Comunque mi ha sorpreso insomma questa Stella Azzurra. Se giocano a calcio e mettono palla a terra non abbiamo paura di nessuno, se giocano a calcio e mettono in Sidia penso che sarà il terreno, vero Luca? Beh, un campo abbastanza particolare. Disastrato, sembra Sarajevo senza nulla togliere veramente la Bosnia, però è il primo colpo di vento che si alza tutta quella polvere, quella terra e diventa quasi impossibile. Io Luca sono entrato negli spogliatoi l'anno scorso nella gara, sì, nella gara contro la Prova 3 Lecce, veramente una cosa squallida, perché ospitare una squadra sicuramente ospitare una squadra in quelle condizioni veramente fetide non è decoroso, secondo me anche le società, Fernando, dovrebbero fare, ma le stesse società di Lecce dovrebbero fare qualcosa per accogliere meglio i propri giocatori e gli ospiti. Non soltanto Lecce, l'anno scorso ho avuto modo di vedere pure andando in trasferta, adesso mi sfugge quel paese come si chiamava, noi quando giocavamo a Salice non facevano entrare i tifosi perché non c'era l'agibilità del più del meno, quando poi sono andato a una trasferta, forse Merina, insomma la rete di recinzione che stava tutta piegata, cioè tranquillamente potevi scavalcare ed entrare in campo. Non so, vedo questo. Vabbè, questa comunque differenza, le società possono no? fare ben poco, con gli spogliatoi, le società che cosa possono fare? Dovrebbero avere un fondo importante per sistemare spogliatoi, però vedo, è compito dei comuni più che altro. Nei nostri confronti però è vero, erano molto puntigliosi e agibilità non ce n'è, per carità, era tutta la questione del sindaco di Salice a dare l'autorizzazione. Diciamo che sono comunque situazioni che dipendono dai comuni e che dipendono anche dal tempo, dalla data in cui i campi sono stati costruiti, ad esempio campi come San Donato, lo stesso in Merine, oppure l'antistadio a Lecce risalgono ai tempi di Matusalemme della Bibbia forse, mentre il campo di Guagnano è nuovissimo, è stato ristrutturato, oppure quello di San Pancrazio di Trepuzzi, questo gap che c'è deve essere colmato e non sarà facile secondo sono me. Sono comunque periodi, sono momenti, sono periodi. Il campo di Trepuzzi quando giocava in eccellenza, in promozione, era un campo bellissimo sotto tutti i punti di vista. Poi non c'è stata più la squadra di calcio. Quella di rugby. Hanno cominciato a giocare a rugby, quindi poi il campo non era più adatto per giocare a calcio perché era troppo alto. Per chi gioca, chi sa mettere la palla a terra a giocare, insomma, penso che anche ieri il direttore Rapillo ha avuto le sue difficoltà nell'antistadio di Lecce, vero Salvatore? Sì, io credo di sì, sicuramente. Perché secondo me sarà andata il fattore campo sulla rissa che sulla, dici? Sulla partita di calcio, senza dubbio. No, siccome che almeno sul quotidiano, insomma, la raccontano di un 90 minuti fatti benissimo dalla Propatria, e ha avuto anche l'occasione, dice proprio nei minuti finali che c'è stato un salvataggio sulla linea. Forse sono 6-7 innesti rispetto a quando abbiamo giocato noi, perché quando abbiamo giocato noi giocavano più con la lingua. Sì, abbiamo vinto in 10, vero Luca? Abbiamo vinto in 10 senza problemi, nonostante le minacce, i calci, le comitate. Sfiora l'impresa con Pastore, c'è scritto. Probabilmente si è trasferito dal Paris Saint-Germain a Lecce, non lo so. No. Bene, allora, visto che siamo in finale, giusto per scherzare un po', Luca, non sei più il regista della squadra, però ti vedo sempre il regista, quello che organizza
le feste, quello che tiene, no, in il gruppo sempre allegro, vero? Le serate di poker più che altro, organizzo io, no? Le feste. No, mi ricordo un particolare un paio di settimane fa quando giocavamo con il frigo a casa. Allora, stavamo con un nuovo in meno, stavamo vincendo 1-0, una punizione vicino al nostro favore, vicino alla nostra panchina, no? C'era Maurizio Durante che stava girato di spalle e stava guardando il pubblico. Arriva lui da dietro, un calcio nel sedere e si girò subito per far finta. Lo sai che non mi sfugge niente. No, sì, e cioè, ma Luca, no, mi ha anche ripreso un giocatore della squadra avversaria accusandomi di scherzare un po' troppo, insomma. Addirittura, quindi ma lo si va a drammatizzare alla fine. Sì, senz'altro. Già alza a giocare di mattina. Beh, non è il massimo. Magari proviamo ad organizzare anche feste, o meglio dire serate di poker in campo, così gli avversari avranno. Lo faccio per tenere unito il gruppo più che altro, no? Sì, stiamo vero, vero. Sicuramente. Comunque sia. Magari chiamiamo Fabio Caressa per commentarle. Anche se c'è per esempio Mario Leo che durante gli allenamenti, che a poker non gioca, però sta molto attento a queste cose, vuole vuole proprio beccare, no? L'artefice Luca è uno degli, no, che ogni, sento che lui arriva sempre in ritardo, Mario Leo, agli allenamenti, no? Allora, quando entra in campo, gli danno il presidente, Mario Leo, no? Allora, loro stanno facendo qualche giro di campo, a un certo punto gli offrono sempre un lecca-lecca. Un lecca-lecca, per quale motivo, Luca? Un lecca-lecca? Da lontano, senti, Mario, prego. Lo salutiamo sempre in maniera molto affettuosa. E quindi sì, Mario, Luca, Lino, uno degli, e tutti quanti. È stato preso, cioè, ma sono delle persone molto probabilmente è lui l'artefice di sono tutto. Delle persone squisite, quindi è giusto anche ridere e scherzare, altrimenti non ci certo sarebbe gusto, insomma, di andare a correre, dico io, non a fare allenamento, a correre. Il martedì si corre. Comunque sia, vorremmo sapere anche da parte tua, mi dicevi prima che era questo il tuo terzo anno, no? Che stai nel Guagnano. Una tua impressione, insomma, veramente questa società non finisce mai più di meravigliare, vero? Sta facendo sempre ogni anno. Si vede che le fanno, che è una passione che hanno, perché al di là dei soldi spesi per una terza categoria, il primo anno l'hai perso per un motivo, il secondo anno l'hai perso per un altro motivo, il terzo anno di nuovo l'hai perso in semifinale contro Lizzanello che non aveva nulla da dire, spendere sempre soldi, prendere sempre giocatori. Spende soldi per l'iscrizione, per l'abbigliamento, non è uno sforzo da poco, quindi bisogna riconoscerli, c'è per forza una passione alla base, altrimenti non le faresti certe cose. Poi tutto il pubblico che viene a guardarci. Guarda, si vede e si sente, Luca. Luca, io... Sì, soprattutto le signore, quando urlano le signore. Sono inconfondibili. Luca, io in una delle interviste che ho fatto a Mario e a Lino prima dell'inizio del campionato, non scorderò mai le loro parole, soprattutto quelle di Mario, il quale mi ha detto, ha risposto alla mia domanda, perché dopo che il primo anno è andata male, il secondo anno è andata male, nel senso che non siete saliti in seconda, il terzo lo stesso, forse l'anno scorso è la beffa più eclatante, chiaramente con affetto parlando, però per cosa vi spinge? E lui ha detto che la squadra del Guagnano, il football Guagnano 2008, è di Guagnano, e chiaramente non solo di Guagnano, ma anche di tutti coloro che vogliono impegnarsi, sia come Giulio Bortone, ad esempio, è solo una persona che ora mi viene in mente, ma anche come giocatori, che vogliono impegnarsi anche per togliere i ragazzi dalle strade, perché all'inizio e ancora oggi questa passione consiste proprio in questo. Tu cosa ne pensi? Tu come ti senti di rispondere, oppure se condividi questa affermazione del presidente? Guarda, io gioco a calcio da quando avevo 4 anni, ho cominciato con la scuola calcio, quindi per me è una cosa normalissima, anzi il fatto che non ci sia un settore giovanile, che non ci sia una scuola calcio, mi sembra proprio allucinante, ci deve essere per forza, perché altrimenti i ragazzi che cosa devono fare? Devono andare a giocare, o stanno davanti al computer tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Però ripeto, io gioco a calcio da quando ero piccolo, quindi è una situazione normale per quanto mi riguarda. Il fatto che non ci sia, okay, mi sembra proprio una situazione improponibile, quindi spero che l'impegno sia poi alla fine ripagato, che ci siano molti ragazzi che vadano, che confluiscono in questo settore giovanile per poi poter fare in futuro una squadra, ma non è nemmeno quello il problema. L'importante è che ci sia un bel settore giovanile,
dai pulcini, esordienti, certo, certo, per certo. Togliere i ragazzi, come diceva Salvatore, no? Soprattutto sì, dalle strade. Dalle strade, perché comunque... Purtroppo, comunque l'importante è, Luca, che la società ci sta mettendo del suo. Beh sì, non, no, ma anche... vi sta, penso, facendo, come stavi dicendo tu prima, non vi sta facendo mancare niente a livello di abbigliamento. Adesso anche vedo qualche paio di scarpe. A differenza del Cammiano, no? A differenza del Cammiano, qualche numero 88 oppure 50 mancava, però. Ma poi abbiamo Giuseppe De Simone che ci tiene tutto. È una fortuna che le altre squadre non hanno, insomma, bisogna dare atto anche di questo. Quindi manca la ciliegina sulla torta, dai. Questa promozione. Manca la promozione in seconda. Forse è più bello comunque il campione di terza che quello di seconda, perché quello di seconda è molto difficile. Ma quello di terza, parlando, logisticamente quello sì, di seconda senz'altro, comunque quello di terza però non lo pronunciamo, però ogni tanto lo sono uguali, non è quello il problema. La prima comincia ad essere un po' più difficile della, però speriamo di farcela, insomma. Passo la volta, dai, speriamo di farcela, se lo meritano, insomma, presidenti eccetera, a tutto quello che c'è intorno alla squadra, perché è bello, insomma, in trasferta è bello giocare. Sembra di giocare sempre in casa, quindi. Sì, infatti, sperando, ripeto, domenica che... Speriamo di vincere domenica, perché è importante vincere domenica. L'ultima, prima di Natale, se non sbaglio, poi sì, un mese di stop. Beh, vincere sarebbe... fondamentale, vero? Importante sotto diversi aspetti. Importante, ripeto, se si passa in vantaggio, insomma, che si chiuda la partita, quello che... forse che sta venendo un po' a mancare, sicuramente. Cioè quando il risultato rimane sempre così in bilico è sempre rischioso, vedi, poi col cavallino l'1-1 beffa degli ultimi minuti. Bene, allora siamo in chiusura, ai saluti finali, ringraziamo sì, Luca Caraccio. Grazie che è stato voi, qui con noi, disponibilissimo, Salvatore Rizzo che è sempre puntuale tranne l'influenza che ogni tanto lo blocca, sì, purtroppo con la gola che impedisce di parlare, non si può venire a Radio L. Infatti. Bene, l'appuntamento è per il campo domenica alle 10:30 a Lecce, l'antistadio per Stella Azzurra Guagnano, e per noi invece lunedì con tutti in campo alle 20:30. Mi raccomando, non mancate.